Grazie e benvenuti a tutti quanti. Mamma mia ragazzi, cioè, là dietro c'era un'emozione proprio tangibile. Allora, intanto complimenti ai ragazzi che hanno appena presentato 6 mesi di lavoro, quindi buon per loro, in bocca al lupo, vediamo quello che succederà di loro. Graziano lì. Allora, io vi devo tenere 10 minuti, lo so, ogni anno è così, però ci sono delle cose molto importanti che devo dirvi. Prima di passare alle novità, perché ci sono delle novità che insomma andremo a raccontare, volevo fare alcuni ringraziamenti. Prima ancora di ringraziare la giuria, volevo ringraziare, oltre che chiaramente i docenti che li hanno seguiti per 3 anni, 2 signori che invece li hanno seguiti negli ultimi 6 mesi, Luigi Mulas e Santo Costanzo. Perché parto da loro? Parto da loro perché insomma, mi hanno stressato e snervato negli ultimi 6 mesi abbastanza e devo dire insomma grazie ragazzi, avete fatto spero un buon lavoro che insomma valuterete voi chiaramente. La giuria, ogni anno siamo in una piattaforma Alta Roma che è una piattaforma importante, l'altro ieri Scalfarotto parlava di Sistema Italia, quindi speriamo che Roma possa avere sempre di più questo posizionamento e che dialoghi con Firenze e con Milano. Quindi iniziando dal presidente di Alta Roma, Silvia Fendi, che è qua in giuria con noi, Norbert Stamfel, Executive Director, Creative Director di Brioni, Andrea Ceraldi, La Floren, Francesco Tombolini, Raffaello Napoleone, la signora Ferragamo, Albino D'Amato, Giampiero Arcese, Lea Perez della Schenker, Fabio Pira, Central St. Martins, Manuela e Gina, LVMH, Hilary Alexander, Burak Kakmak della Parsons, la signora De Anna, che è la signora De Anna, la signora Lusuardi, la signora Simonetta Gianfelici, Sara Maino, Luca Rizzi. Quindi sono tanti, però credo che sia doveroso perché insomma li abbiamo coinvolti e quindi credo che sia assolutamente doveroso ringraziarli. Poi, cosa importante, prima ancora di passare alle notizie e ci arrivo, è ringraziare chiaramente i genitori dei ragazzi che hanno avuto fiducia in quella che è la nostra accademia. Noi ce la metteremo tutta per far sì che trovino lavoro e impiego, non c'è dubbio su questo e spero che ce la faremo, ma ce la faremo. Invece volevo anche fare un ultimo ringraziamento perché tutte le collezioni che avete visto passare sono state sviluppate insieme alla filiera, per cui oggi noi abbiamo tantissime aziende che rappresentano l'eccellenza del Made in Italy, in tutto e per tutto. Noi stiamo parlando di tessutai, stiamo parlando di ricamifici, stiamo parlando di maglifici, stiamo parlando dell'eccellenza che esiste in Italia, che hanno deciso anni or sono di sposare il progetto Accademia attraverso un nostro ex alunno che ringrazio, Marco Mastroianni, che so quanto ami essere ringraziato tu pubblicamente, e hanno deciso di sposare questo progetto formativo e noi ne siamo assolutamente contenti perché la competenza che poi viene acquisita durante lo sviluppo delle collezioni è qualcosa di tangibile una volta che entrano a far parte del mondo del lavoro, per cui grazie anche a voi. Benissimo, ho finito i ringraziamenti. Chiaramente questa è una famiglia, perché l'Accademia è una famiglia in tutto e per tutto, e il patron dell'Accademia è mia madre, Fiamma Lanzara, che è laggiù, e quindi grazie a mia madre che 10 anni fa ci ha dato fiducia, mi ha dato fiducia, e grazie a mio fratello Furio Francini, che non vedo e che sta facendo i conteggi, che invece è il nostro amministratore delegato. Io sono entrato in Accademia 10 anni fa, in questi 10 anni abbiamo fatto un lavoro che è un lavoro che si è basato unicamente e solamente sul cuore e sul coinvolgimento delle persone intorno a noi. L'Accademia oggi, se voi non foste qua, non sarebbe quella che è. Quindi grazie a tutti. Ok, Sara. Passiamo alle notizie. Ta-da-da-da. I have to apologize if I'm speaking in Italian.
I know that we have international guests here. It is Italy, it is Rome, and the news I'm going to share, I'll translate in English afterwards if you have the curiosity to come and talk to me. Ok? Great. Passiamo alle notizie. La prima è che io a febbraio, dopo 10 anni di accademia, ho deciso di buttarmi su un nuovo progetto. Questo nuovo progetto è arrivato, mi è stata fatta questa richiesta di fare la start-up di un settore, che è il settore della moda, in Arabia Saudita. Quindi io a febbraio, per un anno, mi trasferisco in Arabia Saudita a fare la start-up del settore moda per conto del Regno Saudita. Quindi questa è una prima notizia. Chiaramente l'Accademia è casa, ed è casa a tutti gli effetti, quindi questo è un piccolo periodo della mia vita che presto ha un governo, ed è proprio per questo che ho deciso di sposarlo, perché il progetto è tanto più grande di me e io non potevo, per arroganza o per troppa umiltà, non provare a mettermi alla prova, e quindi ho deciso di provarci. Anche perché noi ragazzi gli diciamo sempre: dovete spingere i vostri limiti, dovete fare quel passo in più, e se poi siamo noi a non farlo, non è che siamo così tanto credibili, no? Ecco, quindi questa è la prima notizia. La seconda notizia, che invece è una notizia fighissima, spero, almeno noi siamo molto contenti, è che apriamo a... Prego, dove andiamo? Abbassiamo le luci? Eccoci, ci proviamo, andiamo. So, Milan is opening up, è una sede che si occuperà di fashion communication e fashion management. È un progetto che abbiamo fortemente voluto, è un progetto che sarà un progetto che si basa sulla stessa identità in assoluto dell'Accademia qua a Roma. Sono i 300 gli studenti che stiamo andando a cercare, che spereremo di coinvolgere. Perché 300? Perché noi vogliamo che ci sia lo stesso approccio, lo stesso amore che esiste intorno ai ragazzi qua a Roma, e con numeri che non sono numeri enormi crediamo che forse saremo in grado di farlo. Quindi siamo molto contenti, e approfitto anche per fare il benvenuto e l'in bocca al lupo ufficiale al direttore dell'Accademia di Costume e Moda di Milano, che è Sara Azzone. Quindi Sara da giugno sarà con noi e andremo a aprire i corsi. Furio mi guarda con occhio attonito e dice: ma che cacchio mi hai fatto fare? Apriremo i corsi a ottobre, e quindi questa è la notizia che ci tenevo a raccontare, ci tenevamo a raccontare qui ad Alta Roma, perché è da qui che tutto parte, è da Roma. Roma ha questa responsabilità rispetto alle nuove generazioni di designer, e speriamo che possa continuare sempre. Quindi grazie anche ad Alta Roma per averci dato questa piattaforma 10 anni fa. E grazie Silvia, e grazie Adriano, e grazie a tutto il team. Bene, ok, passiamo alle premiazioni, e quindi chiederei a tutti i ragazzi di entrare, per favore, che siamo qui per loro. Ragazzi, tutti, comunicazione e moda, state qua dietro di me per cortesia, intanto benvenuti ancora, bravi.
Luca, sei meraviglioso. Allora, quest'anno, a differenza degli scorsi anni, abbiamo due premiazioni. La prima è per la triennale di Fashion Editor, Styling e Comunicazione. Questa è una triennale che per l'appunto nasce qualche anno fa. Ieri abbiamo avuto la giuria in accademia che ha valutato i lavori di quattro finalisti, quattro talents finalisti, che devo dire hanno sviluppato delle bellissimi progetti. Chi ha sviluppato un'application, chi ha sviluppato una nuova forma di comunicare su canali social media, chi ha sviluppato una propria linea di abbigliamento e chi invece un giornale indipendente. E sono stati seguiti da Antonio Mancinelli, che non è qua con noi ma che ringrazio, e chiaramente seguiti durante la triennale da Romina Toscano, che non vedo, che eccola là, ciao Romina, perfetto. Quindi io già so chi è, quindi non ho bisogno di bigliettini, e volevo fare tanti complimenti e premiare Camilla Galletta. Dove sta Giulia? Eccolo, mio fratello, perfetto. Quindi Camilla, vuoi raccontare al volo il tuo progetto oppure no? Sei sicura? Guarda che è famiglia. C'è nessuno? No, infatti. Racconto brevemente. Vai, ok, Camilla, io... perché ti premiamo. Esatto. Ok, vabbè, io ho iniziato un progetto con l'Accademia per la tesi di laurea e un brand streetwear che si chiama Condom. E da qui è iniziato un progetto di comunicazione in cui ho sviluppato prima una parte web legata a un magazine cartaceo, e il magazine ha un tema che era i sex toys, e tutto il brand, tutto il mio progetto è nato per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema del sesso in maniera, diciamo, ironica, divertente e non pornografica. Quindi diciamo che è una bella sfida, però ci proverò. Grazie Carmen. E su me ce la fai. Grazie, complimenti. E complimenti chiaramente a Sara Verrecchia, Giada Mussini e Itz Luca Cantiello per aver partecipato a questo progetto. Ora, prima di passare ancora alla categoria accessori, alla categoria fashion del nostro talent, volevo chiamare Luca Rizzi, che è il director della... divisione tutoring and consulting, detto bene, spero, vieni, di Pitti, che ogni anno racconti tu. Buongiorno a tutti, direi che insomma le novità sono state tante, la prima la sapevo, è stato tra i primi forse, non lo dobbiamo dire, ah ok, scusate, no, anche quest'anno insomma sono contento di essere qua come rappresentante di Pitti Immagine. La nostra divisione ha subito un po' di cambiamenti l'anno scorso quando ci siamo visti, ha cambiato nome, quindi sei riuscito a dirlo giusto, grazie, visto che lo sbagliano ancora tutti, però è rimasto fermo il supporto ai ragazzi, ai giovani, ai nuovi talenti. Ringrazio il dottor Napoleone, che è qua in giuria, insomma, che mi ha dato fiducia insieme a tutta l'azienda. Grazie. E, quindi direi che... direi infatti... Sì. Va bene, bello, diciamo, sì, mi metto di qua così non lo guardo, mi vergogno. Quindi volevo, come al solito è difficile, è stato molto difficile, ieri ho passato circa 3 ore e mezza in accademia, quindi insomma a casa, quindi volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi, comunque oggi premiarvi tutti sarebbe stato impossibile, sicuramente avete un bel futuro davanti a voi, però abbiamo dovuto scegliere una persona, quindi il progetto... piaciuto molto a me, al dottor Napoleone, al mio team a Milano che mi ha dato una mano nella scelta, e vogliamo premiare Eva Bureau. Non abbiamo la targa, non so se c'è la targa, io ti consegno questa, complimenti. Grazie. E grazie a tutti. Complimenti. Beh, l'anno scorso devo dire che è andata bene, no? Esatto, quindi in bocca al lupo. Benissimo, allora invece passiamo ora al momento, diciamo, istituzionale, accademico, e se posso avere i premi con me, tanto i nomi li so perché li ho appena, cioè, avevo i biglietti in mano, non è che è qualcosa che...
E questo che cominciamo? Fashion, ok, cominciamo dal fashion. Eva, torna qua, complimenti. Sei sicura che vuoi continuare a fare? Libera, sempre libera. Baci. E invece per la categoria accessori, Alessia Di Secli. Grazie. Benissimo, grazie a tutti quanti, noi ci rivediamo spero presto a luglio Alta Roma per Accademia Factory. Grazie.